Buongiorno a tutti, buona Befana. Vi ha portato delle belle cose o vi ha fatto arrabbiare? A me, come al solito, porta il carbone, sempre della stufa. Ce n'è tanto, di solito. Poi a volte si trasforma in cenere. E a proposito di questo, volevo dirvi, ma cosa si fa della cenere? Cosa se ne fa? In realtà, sto un po' pensando a cosa fare. Vorrei produrre qualcosa tipo dei saponi o comunque gettarla in qualche campo per acidificare un pochino il terreno. Adesso vedrò un pochino come fare perché, come dice il mio amico Paolo, la cenere smagrisce molto il terreno e quindi insomma non va proprio benissimo. Però adesso insomma studierò qualcosa per eventualmente trovare una soluzione a tutta questa cenere che si produce e evitare insomma di buttarla sempre nei rifiuti, insomma, ecco. Cosa c'è blu? Che succede? Tutto ok? Blu è un po' agitato, oggi siamo usciti con la neve. E lui si diverte un mondo, difatti, e fa un sacco di giretti. Adesso vieni, Tato, vieni, vieni a salutare, dai, che è un po' che non ti vedono. Su, forza, dai, bimbo, vieni qui. Dai, fatti vedere, su. Non vuole farsi vedere. Forse adesso si è avvicinato, vediamo. Eccolo. Ciao, sì, sono qui, Tato. La tua mamma è qua. Buongiorno. Stavi facendo un pisolino? Che sbadiglio. Va bene, dai, salutiamo tutti e andiamo a studiare qualcosa per utilizzare la cenere, perché se ne produce veramente tanta. Quindi adesso, appena mi verrà qualche idea, anzi, se avete qualche idea da fornirmi molto molto volentieri. L'importante è che sia una cosa più naturale possibile, più diciamo con un alto rendimento possibilmente, ma qualcosa che eviti di sprecare del materiale così organico che secondo me in qualche maniera dovrà essere utilizzato. Bene. Vi saluto, vi ringrazio, vi auguro ancora buona Befana, speriamo che a voi non abbia portato il carbone, a me lo porta sempre, evidentemente sono molto cattiva. Tanto. Ciao.